Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Roma Juventus finisce 1-1. Un punteggio che voglio dire era un po' quello che ci si aspettava, cioè, insomma, non è che ci fosse una grande certezza e neanche speranza forse di vincere questa partita. Molti avrebbero in qualche modo, hanno sicuramente, anzi, pronosticato una sconfitta, però il pareggio arriva e va anche forse bene così, no? Anche a livello di classifica, forse tra le sfide che abbiamo, questa è la più difficile. Come sempre, ci rodo un po' il culo perché se riusciamo a pareggiare contro la Roma, che sta meglio di noi in casa loro, non vedo perché prima non si potesse vincere contro squadre ben più scarse. Quindi, alla fine, sempre sotto il discorso, saremmo potuti arrivare a questo punto della stagione senza troppi pensieri, facendo un paio di vittorie in più delle partite veramente scandalose degli ultimi 2 mesi. Invece, vogliamo farci del male. Ancora adesso non penso, credo che la matematica sia dalla nostra parte, dovrei riguardare la classifica con tutti gli incroci e gli incastri, però insomma ragazzi, questo è un pareggio, quindi che a Roma di fatto è un pareggio, è un punto pesante, importante. È una partita che si può dividere in due parti. Il primo tempo è molto equilibrato, forse anche un pochino meglio la Roma, soprattutto per quanto riguarda il possesso, la tenuta della partita, ritmi bassi soprattutto la Juventus che subisce molto i ritmi della Roma, ma è anche vero che la Roma non è pericolosissima nel primo tempo se non per delle punizioni, quindi la Juventus stessa trova un gol con Bremer e assist di Chiesa, ma il gol della Roma, l'unico gol lo regala Gatti, quindi da questo punto di vista non è che sia stato un primo tempo entusiasmante da ambo le parti con un punteggio, quello dell'1-1 giusto sui 45 minuti. Il secondo tempo molto più frizzantino, con una Juventus complessivamente migliore, forse anche in tutta la partita, un 2-1 con un secondo gol in uno dei tanti episodi che Svilar para e che Chiesa chiaramente non porta a termine, penso al palo, ecco, non sarebbe stato un punteggio sbagliatissimo. Non è che la Juventus avrebbe meritato un dominio, in assoluto non è quello, la Juventus non ha sicuramente dominato, ma ha creato tante occasioni. Chiesa per primo crea l'assist, cioè, prende un palo, parata di Svilar, Locatelli, paratone di Svilar, McKennie, altra paratona di Svilar, anche Szczęsny fa delle parate, soprattutto nel secondo tempo, un paio. Quindi alla fine potevano tranquillamente tutti un po' segnare un altro gol, anche a Roma. Però al secondo tempo, dal punto di vista dello spettatore, un po' meglio, cioè le occasioni sono state di più, i ritmi si sono anche un po' alzati paradossalmente, e quindi, se non per la fase finale in cui la Juventus stessa ha voluto addormentare la partita, con i cambi, quello è un po' quello che è successo, non mi è neanche dispiaciuto, no? Così, a livello di immagine. Parlando dei singoli, Szczęsny bene, come sempre Szczęsny ti toglie le castagne dal fuoco, le stesse castagne che ha tolto il portiere della Roma, cioè non è che nulla di diverso. Tridente difensivo, bene Bremer, per il gol e anche per la difesa, Danilo normale, Gatti disastroso per il gol che subiamo, di fatto regala l'assist, quindi da questo punto di vista non si può dire bene. Esterni, Weah e Cambiasso, poi escono entrambi, Weah prima per il rischio di prendere il secondo giallo, male Cambiasso tecnicamente oggi, che è stato anche spostato poi anche come mezzala, come spesso succede, ma ha sbagliato tanto dal punto di vista dei passaggi, cosa strana per lui perché è un giocatore molto forte da quel punto di vista. E tridente di centrocampo, Rabiot, meglio, Locatelli e McKennie, ecco, Locatelli fa quel tentativo di gol sbagliando anche di fatto l'impatto con la palla, però la palla diventa molto rischiosa e il portiere Roma la para molto bene. Centrocampo anonimo, non è che possiamo denotare nulla di sorprendente. Davanti Vlahovic non mi è piaciuto, tanto che nel primo tempo sbaglia anche cose elementari dal punto di vista anche degli stop, eccetera, eccetera. Chiesa nel primo tempo, se non fosse per l'assist malino, ma nel secondo, onestamente, nei primi 20 minuti, cioè fino a quando poi Chiesa è stato cambiato, 25-30 forse, sembrava Chiesa prime, cioè a questo punto ha iniziato a correre sulla sinistra soprattutto e ha fatto due tiri incredibili, uno col palo e uno con la parata di Svilar. Quindi da questo punto di vista Chiesa mi ha sorpreso nel secondo tempo, peccato che sia uscito tardi e che non sia bastato, perché non è riuscito, anche sfiga compresa, a trovare il secondo gol. La cosa che un po' mi preoccupa sono i cambi nel secondo tempo. Effettivamente oggi la Juventus, che poteva tranquillamente far bene, anche se dopo i primi 20 minuti ha regalato un po' alla Roma, no? Terreno, però Allegri si è un po' trincerato dietro con dei cambi, togliendo Chiesa che era molto arrembante in quel momento,
e consolidando il pareggio. Secondo me c'era ancora il rischio di prendere gol, forse da quel punto di vista ecco i cambi, però la Juventus secondo me aveva ancora nelle gambe, anche per questa esaltazione finale che c'è stata, la possibilità di offendere ancora e magari trovare il gol che non è arrivato per le parate del portiere o per sfiga anche da questo punto di vista. Quindi secondo me si poteva rischiare, è chiaro che rischiare in una partita come questa, visti anche gli avversari, c'era la possibilità di prendere gol. Alla fine il pareggio accontenta un po' tutti. Anche se non ci dovrebbe accontentare, contando che non siamo come dire, quelli che possono in qualche modo permettersi di portare a casa dei punti ragionati, quando in realtà dobbiamo fare punti anche per un discorso di orgoglio personale, viste le partite tante giocate molto male. Però poi chiaramente in campo si vedono cose diverse. A margine di questo, ultima nota, l'arbitraggio veramente ridicolo. Scarso, non è un discorso di complotti, quant'altro, però insomma, ragazzi, arbitraggi così, insomma, le squadre sono state corrette tra di loro di fatto, quindi questo ha agevolato, altrimenti sarebbe stata un'ecatombe, visto che l'arbitro non penso che abbia azzeccato mezzo fischio, soprattutto poi vabbè, a sfavore della Juventus, diciamo così, anche se poi in realtà per fortuna non ha creato grossi danni, però ragazzi, ho visto di meglio. Diciamo così, 1-1, tutto rimandato, penso alla matematica, alle prossime partite, mancano poche partite, quindi siamo lì. Invito qui sotto a mettermi i vostri commenti, come sempre Forza Juve, e alla prossima. Ciao. Juve, Juve, grido forza, Juve, la partita di me, chi la chi